Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete qua seduta perché in questo video non vi farò vedere delle cose, ma volevo raccontarvi quello che ci è successo domenica. Dunque, per chi ci segue lo sa, amiamo i nostri animali come parte della famiglia, no? I cani, i gatti, le pecore, le galline, indistintamente da quale animale sia. Ovviamente cerchiamo di fare il possibile per rendergli una vita buona e cerchiamo di fare del nostro meglio, lasciandoli andare due alla volta, evitando che loro litighino, ne abbiamo fatto le cucce fatte diversamente, abbiamo diviso i recinti, insomma, cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Questa è una premessa che faccio perché so che purtroppo là fuori, mettendo video su YouTube, ci sono persone cattive che poi cercheranno in qualche modo di farci magari sentire in colpa o cose di questo genere. Parto con questo per dirvi che domenica mattina è successo un incidente che a noi ci ha lasciato senza parole, però siccome appunto facciamo video su YouTube e condividiamo la nostra vita con voi, volevamo rendervi partecipe di questa cosa che ci è successa anche perché vorrei evitare che poi fra qualche tempo mi si facciano domande e io non vi ho detto la verità. Quindi mi fa male, però vi devo dire quello che è successo. Ed è successo questo. Domenica mattina, come ogni mattina, sono scesa intorno alle 7:30 e come per prima cosa ho fatto uscire i cani Alaska e Oz, che dormono in casa, li ho fatti uscire per andare a fare la pipì. Li ho lasciati uscire, intanto sono scesi i bambini, ho preparato la colazione, è sceso Sergio, insomma, come sempre, come ogni mattina. Poi ho preparato il caffè, eravamo dalla finestra della cucina, Sergio ha chiamato i cani, sono venuti lì, ripeto, Oz e Alaska. Sono venuti lì dietro a salutare, Sergio gli ha detto 2 minuti e esco, come facciamo sempre. Insomma, stavamo finendo di fare due cose. Sergio è andato appunto in bagno per poi andare fuori e io sinceramente non ho sentito nulla. Non ho sentito nulla perché ero in sala con i bambini a dargli la colazione, quindi non ho sentito. E Sergio, uscendo dal bagno, mi dice che ha sentito suonare il treno. Che ha sentito suonare il treno, io gli dico, vabbè. A volte succede, mi dice no, ma ha suonato forte. Dico, boh, non ho sentito nulla perché stavo dando colazione ai bambini, c'era già la TV accesa, i cartoni animati, eccetera, e quindi io sinceramente non ho sentito nulla. Sergio si è preoccupato subito, io sinceramente vi dico la verità, no. È andato subito fuori, aveva una faccia un po' che però io non ho percepito la sua preoccupazione. Ha chiamato i cani Alaska e Oz. Oz è venuto subito, Alaska non era dietro la porta come sempre. Nulla è successo appunto che non sappiamo bene la dinamica, non è mai successo, nessun cane si è mai avvicinato al treno o gli ha mai corso dietro. Sta di fatto che probabilmente Alaska, non so se per gioco, non so se. Insomma, ha corso dietro il treno e è successo l'incidente e Alaska non ce l'ha fatta. Non ci è mai successo, sono quasi 5 anni che siamo qua, abbiamo sempre avuto i cani. Nessuno di loro si è mai avvicinato alla ferrovia perché comunque il rumore del treno è un rumore molto forte. Hanno sempre fatto piuttosto 2 passi indietro, no? Piuttosto che uno in avanti, i gatti compresi.
E quindi, vabbè, è successa questa cosa qua. Noi siamo rimasti male perché lei è nata qua, Alaska, no? È nata qua, quindi ho sempre sentito il rumore del treno, ho sempre visto passare il treno, anche quando siamo laggiù in fondo, che noi ci portiamo i cani, quindi non è che dici non li hai mai fatti uscire, quindi è normale che magari vedono qualcosa e gli corrono dietro perché non conoscono, non sanno. Alaska è nata qua. Non ha mai dato nessun segnale di poter correre dietro al treno, cose del genere. E ragazzi, quella mattina lì non sappiamo bene cosa sia successo. Ed è successa questa cosa qua. Ovviamente, quando Sergio è venuto a dirmelo, non ho lasciato uscire neanche James. E a James non abbiamo detto, i bambini non lo sanno. Ovviamente loro mi chiedono Alaska e io dico boh, Alaska è uscita, non so dov'è, è andata a farsi un giro e chissà, non lo so, non mi andava di dire questa cosa anche perché comunque i bambini sono piccoli secondo me e non avrei trovato le parole giuste, il modo giusto per dirglielo e quindi abbiamo preferito non dirgli questa cosa qui. Poi un domani ovviamente quando saranno un pochettino più grandi ci sarà il tempo, il modo e le parole giuste per dirglielo. Questo volevo dirvi perché è giusto che si sappia nel bene e nel male le cose che succedono, è troppo facile. Come mi ha scritto qualcuno sotto i commenti, proprio domenica, tu vuoi solo applausi, sul tuo canale sono graditi solo applausi, che io faccio la spesa come una persona che vive in città e non come una persona che vive in campagna. Una persona che vive in campagna ha la bocca come ce l'ha una persona che vive in città, volevo dire a quella signora che così mi ha commentato. Che una casalinga deve preparare tutto in casa e non comprare magari la maionese industriale. Io volevo dire a questa signora, sinceramente, è proprio uno sfogo che mi viene, che non c'entra niente con la prima parte, però era tutto nella giornata di domenica e quindi potete capire già il mio stato d'animo come poteva essere. In più questa signora ha pensato bene di attaccarmi sulla spesa, dicendomi appunto che una casalinga deve fare le cose in casa, che io faccio appunto la spesa come una persona che abita in città e non come una persona che abita in campagna. Tutto industriale, che non faccio niente in casa. Volevo dire a questa signora che se lei passasse una giornata qui con me, signora mia, lei da sola si renderebbe conto che non so in quale momento della giornata si metterebbe il grembiulino e si metterebbe in cucina a preparare dolci e dolcini, però se vuole può provare a venire una giornata qua con me, fare quello che faccio io e farmi vedere come si fa a fare anche quello che dice lei. Tra l'altro questa signora è una signora che ho già visto dei commenti sotto altri video di altri canali che seguo e sostanzialmente i suoi commenti sono tutti negativi e cattivi sulle persone che lei segue. Non ho ben capito perché seguirle. Niente, volevo solo farvi presente questa cosa e che è solo un piccolo aggiornamento, ovviamente non è un video. E questo è un po' perché stamattina non è uscito un video, perché sinceramente qualche giorno che sono un po' così, ecco, e quindi non ce l'ho fatta, non me la sentivo di registrare. Nulla, ho Giulia a casa che non sta bene, ha una tosse allucinante, ho chiamato pediatra, stiamo facendo la Rilosol, sta prendendo lo sciroppo, quindi via, anche questo passerà. Non è un grosso problema, diciamo, il malanno di Giulia, nel senso che sono mali di stagione, poi avendo iniziato da poco l'asilo è normale che vada così. Niente, volevo solo rendervi partecipi di questa cosa e basta. E noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti, grazie mille. Buona giornata a tutti.